a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi un nuovissimo video, come promesso top e stop, quindi vi recensisco 5 prodotti assolutamente 100% vegetali e quindi direi subito di iniziare. Promesso, ho fatto diversi ordini online. Quello di cui voglio parlarvi in questo video è l'ordine sul sito iVegan. Allora, quindi tutti i prodotti che vi faccio vedere in questo, tranne uno, sono di questo sito. Quindi direi di iniziare subito con il primo. Allora, questo qui è uno stracchino ovviamente vegetale come tutti i prodotti, e a marchio Pangea. Mi piace perché ha innanzitutto una confezione piuttosto comoda in plastica, insomma, dura, e ha un fazzolettino, oramai si è seccato perché appunto lo stracchino è finito e ho tenuto la scatolina da parte, e ha questo fazzolettino che ricopre lo stracchino come in quello appunto tradizionale. Per quanto riguarda il sapore, mi piace anche la consistenza, è identica, proprio anche quando uno la va a prendere con la verdura, con la forchetta, la consistenza è identica. Il sapore è molto simile, secondo me se uno lo dà a qualcuno che appunto ha un'alimentazione tradizionale non se ne accorge nemmeno che questo non è fatto appunto con latte tradizionale, quindi assolutamente ve lo consiglio. Io l'ho provato nella piadina che avete visto nel video cosa mangio in un giorno, uno dei miei ultimi, l'ho provato sulla pasta, l'ho provata nel panino e l'ho provata nel toast, e ragazzi, questo prodotto è assolutamente un top. Allora, un prodotto che invece purtroppo devo stoppare sono questi gelati alle verdure. Allora, li ho trovati, se non sbaglio, all'Auchan. E in realtà che avevo intenzione di fare? Io volevo fare dei gelati appunto fatto con la macchina Johannes, che già avevo fatto vedere in un altro video, appunto con verdura piuttosto che utilizzare la frutta. Poi gironzolando per il supermercato ho trovato questi appunto fatti con le verdure, perché ho detto ma sì, ma proviamoli. Allora, il marchio è Righi, ha una certificazione vegan ok, ed è il gelato di verdura, questo qui è zucca e aceto balsamico, quindi molto particolari, e questo qui invece è pomodoro e fragola. Allora, da come immaginavo, perché sulla scatolina c'è scritto zucca al 24% e pomodoro al 20%, quando le aziende scrivono la percentuale sulla confezione significa che la loro presenza è molto forte anche in termini di sapore, cioè la percentuale è sicuramente un vanto in questo caso, e quindi avevo immaginato che forse secondo me non mi sarebbero piaciuti, e difatti avevo ragione, non mi piacciono nessuno dei due, sono troppo forti, addirittura in questo qui di zucca l'aceto balsamico è molto dominante, quindi proprio no, sicuramente non fanno per me. Questo qua, il pomodoro, sembra veramente una passata di pomodoro, la fragola è proprio leggera e si sente solamente pomodoro, quindi insomma a me personalmente non mi piace questo tipo di gelato, ma magari tra di voi c'è qualcuno che ha dei gusti un po' più particolari, quindi comunque provateli se siete curiosi, però no, a me non sono piaciuti e quindi ovviamente uno stop. Terzo prodotto, ragazze, questo è fantastico, assolutamente è un top. Che cosa sono? Sono le sottilette arancioni, tipo insomma il formaggio cheddar americano, e è rimasto solamente questo pezzettino, sono 200 grammi. Credo più o meno dovrebbero essere 12 sottilette, una cosa del genere. Insomma, sono pochine, vediamo se c'è scritto qua. No, niente. Comunque sono più o meno 12 sottilette, sono favolose. L'ho messa nella pasta con i paccheri, i peperoni, e si è sciolta perfettamente. L'ho messa nell'hamburger, l'avete visto nella grigliata 100% vegetale, vi ho fatto vedere il video cosa mangio un giorno, assolutamente favolosa. L'ho messa nella piadina, l'ho messa nei panini, l'ho messa ovunque, ragazze, è straordinaria. L'unico, diciamo, punto un po' così negativo è che sono molto costose. Siamo più o meno sui 5 euro, quindi insomma è piuttosto impegnativa. Diciamo che la riserviamo al limite per un hamburger particolare con gli amici, insomma, perché si scioglie bene e si vede proprio questo formaggio arancione che un pochino cola, quindi veramente è una cosa piuttosto goduriosa, quindi sicuramente li ricomprerò e vi riconsiglio, quindi assolutamente top. Parlando di sottilette, vi faccio vedere queste qui a marchio iVegan. Allora, sono praticamente bianche, come potete vedere, questo lo togliamo, eccole qui, sono bianche,
Sono considerate che l'ho consumata la metà, quindi sono tantissime queste sottilette e il prezzo è molto buono. Io le ho utilizzate nei toast, che l'avete sempre visto nei video, le toast si sciolgono piuttosto bene, magari rimangono un po' nel perimetro, un pochino più duro, ma all'interno si scioglie perfettamente. L'ho messa nella pasta uguale, perfetta, l'ho messa nelle piadine, nei panini, ci ho fatto di tutto, quindi assolutamente io queste ve le consiglio, sono un top. L'unica cosa che appunto, non essendo come le tradizionali che ciascuna è divisa con la plastica, quindi meglio così, bisogna, diciamo, sono un po' più difficili da staccare l'una con l'altra, ma basta praticamente mettere il coltello proprio all'inizio della sottiletta e piano piano farlo passare dentro e assolutamente si stacca subito, quindi non bisogna far forza, non si rompono, sono perfette, quindi assolutamente questo ve lo consiglio. Difatti sono 500 grammi, quindi più del doppio delle precedenti, quindi assolutamente un top. Altro prodotto, sempre marchio iVegan, si chiamano sempre Primavera, come le sottilette, anche queste sono 500 grammi, infatti io credo che il sapore e gli ingredienti sono praticamente identici, sicuramente che quella delle sottilette poi subisce l'operazione di essere tagliata in tante sottilette, credo che sia perché il colore è lo stesso, il sapore è molto molto simile, quindi penso che sia così. Quindi è un panetto, ovviamente io l'ho consumato, è un panetto piuttosto grande, molto comodo, e l'avete visto nella ghirlanda con la pera e con l'uva, sempre nella grigliata 100% vegetale, si fonde bene, ovviamente non diventa liquido, quindi è perfetto per la griglia, è perfetto da utilizzare, è un po' come se fosse una scamorza, quindi io questo qui l'adoro. In più si scioglie perfettamente se lo andate praticamente a fare tipo alla julienne, quindi vi avevo fatto vedere con la melanzana, il pomodoro, oppure anche sopra la pizza, è perfetto ragazzi, quindi assolutamente questo è un altro top. Già che ci siamo, vi volevo far vedere appunto la scatola, che appunto si apre così, è tutta chiusa con lo scotch ai vegan, e dentro ha tutti i prodotti, ovviamente due di questi qui, che tra l'altro ragazzi non le buttate perché sono comodissime per portarle al mare, dentro appunto la borsetta dove mettiamo da mangiare, sono semplicemente delle buste di ghiaccio, quindi diciamo che la spedizione è arrivata subito, quindi un giorno di spedizione, quindi velocissimi, i prodotti erano super perfetti, insomma, conservati perfettamente, avevano appunto questi qui per poter mantenere ovviamente i formaggetti veg. Quindi assolutamente vi consiglio il sito iVegan e ovviamente tutti i top che vi ho fatto vedere in questo video. E niente ragazze, per oggi è tutto, quindi spero che questi prodottini, insomma, vi siano piaciuti, vi ispireranno in qualche ricetta. Io vi do un bacione grande grande e noi ci vediamo come al solito alla prossima. Ciao!